Bella a tutti ragazzi, Clash Royale, nuova season, abbiamo visto qualcosa nel video precedente, solo che ci siamo dimenticati che c'è una sfida super interessante che secondo me si può fare insieme in questi video di YouTube, ed è la sfida strategica. Boia, mi butto subito dentro senza perdere tempo perché voglio condividerla con voi. È una sfida strategica, ovviamente, come vedete, che si compone di 12 vittorie, credo, dove si vincono anche dei premi belli interessanti. Io sono subito andato con i mascalzoni, si gioca 1v1 al solito e ovviamente la particolarità è che potrete scegliere voi le carte per il vostro deck, o almeno la metà, e metà per il deck dell'avversario. Qui gli ho dato veramente delle carte molto interessanti, ma voglio vedere, siamo contro Jan Kontel del clan Surgen. Io aprirei subito con un barilozzo. Vediamo un po' di attenzione, lui apre con la strega nera dall'altra parte e poi abbiamo un goblin che è ancora libero per andare a dare un pochettino di fastidio. Attenzione, subito la partenza con il principe. Lasciamo che la carica del principe vada direttamente. Attivato la torre centrale, interessantissimo. E qua possiamo andare ad aiutare ancora il boia. Forse questa princess è stata un po' eccessiva, il boia si sta comunque avvicinando. Nel momento in cui venga bloccato dalla torre, cosa che succede in questo momento, possiamo andare ancora con il barilozzo. Bellissimo questo barile che non è counterabile. Invece sì, è riuscito a counterarlo molto bene, ma c'è ugualmente la princess che si avvicina fino al bordo del ponte e poi parte con un paio di frecciate. Due per la precisione. Andiamo a fermare subito la macchina volante. Attacchiamo con i lancieri, facciamo un attacco cheap, si dice, molto molto leggero. Sì, perché i lancieri vanno devastanti contro la sua torre di sinistra. Lasciamo accentrare un attimino ancora il principe, che va ad impattare sui miei mascalzoni e veramente fortissimi per la difesa. Quindi possiamo nuovamente spingere con la princess sul ponte di sinistra. Vai, uno. Ci sta, arriva anche il secondo shot della princess, not bad. Andiamo un attimo ancora a counterare la sua trivella. Abbiamo la torre centrale attivata e il boia che è veramente devastante in questo frangente. Tra poco arriviamo sull'overtime. Se riuscissi addirittura prima a giocare il mastino sarebbe una figata. Mastino che non arriva nel momento in cui volevo io. Forse sì. No, verrà loccato il boia. Infatti viene loccato in questo momento il boia. Abbiamo i due goblin che stavano preoccupando di agganciarlo, ma gli sgherri comunque ci aiutano. Poison per togliere gli sgherri. E di nuovo Princess per andare a spingere con l'attacco violento. Che attacco violento, ragazzi. Che attacco violento. Guardate i mini cuccioli lavici che vanno a fare male. Qui è ancora come prima la difesa con barile super corto. Bisogna togliere assolutamente quella macchina volante. L'avevamo già tolta. Stop. 30 secondi. Teniamo questi 30 secondi, non serve assolutamente attaccare. Vorrei winnare la partita senza troppi problemi, quindi boia davanti. Princess che mi aiuta completamente in the other side. E andiamo con una poison preventiva per eliminare qualsiasi problema. Viene tolto infatti in questo momento anche il problema macchina volante. Sotto con i goblin. 4, 3, 2, 1 e andiamo a vincere questa prima partita nella sfida strategica del boia. Ouch, ouch, ouch. Ci andiamo a recuperare intanto la nostra ricompensa, che sono 10 boia. Non male. Ragazzi, come vi sembra il boia come carta? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, che sono curioso di sapere. Io ce l'ho quasi al livello 13, è quasi maxato. Possiamo anche tranquillamente prenderci intanto il libro. Questo dovrebbe essere quello dei libri, potenzia qualsiasi rarità. Qui vale la pena arrivare a livello 12 con una leggendaria e poi spingere con il libro dei libri e andare a maxarti una leggendaria. Intanto ci prendiamo un pochettino di gold extra con l'apertura dei bauli nel pass battaglia, anche perché abbiamo gli artefatti al massimo. Andiamo a farci un altro game. Bella la mongolfiera. Prendo la mongolfiera, lascio lo grider. Interessante. Prendo la palla di neve. Prendo la fuorilegge tutta la vita. Boia. Voglio puntare sul boia.
Non lo so, ho lasciato un hog rider, ho lasciato degli scaricuccioli, non lo so. Potrebbe essere una giocata azzardata. Aprirei subito con il gigante goblin sulla sinistra contro Lord Huezu degli Ambu. Qui abbiamo ben due carte per counterare il suo mastino lavico, quindi siamo abbastanza tranquilli in realtà. Andiamo con la fuorilegge che ci aiuta tanto. Lui ha sbagliato a giocare, quindi preparerei il boia e la difesa in generale. Serve immediatamente anche lo stregone. Non facciamo nulla. Non facciamo nulla, non facciamo nulla. Sarebbe veramente bello riuscire a fare una ripartenza con la mongolfiera. È un azzardo enorme, ma la piantiamo lo stesso e aiutiamo anche con lo spirito del ghiaccio. Arriva subito il primo attacco, attenzione, perché è bellissimo in realtà questo spirito del ghiaccio mongolfiera che riesce ad impattare boia che va praticamente alla distruzione di due scaricuccioli. Molto molto bene, lasciamo entrare il suo scaricucciolo, non è assolutamente un problema. Addirittura, porca miseria, ulla. Piano 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 piano. Pesantissimo anche qui il suo attacco, io non posso... non posso bruciarmi tutto l'elisir, quindi sono obbligato in realtà ad andare a giocarmela così. Vediamo se il gigante goblin, esatto, subisce danno. Ah, bruttissimi questi goblin, sono un errore. Vediamo se riusciamo in realtà, speravo qualcosa di meglio. Lui spreca ugualmente comunque le frecce. Abbiamo ancora sulla torre di sinistra, quindi non c'è fretta. Intanto il goblin lance il goblin gigante cattivissimo. E qua bisogna prendere una decisione. Vogliamo counterare l'attacco dello Grider? Riusciamo a counterarlo innanzitutto. Boia. Fuori legge. E se mi gioca lo Grider? Non me lo gioca. Allora andiamo a counterarlo così lo Grider. Voglio difendere ancora, voglio difendere ancora il mago. Vai, vai, lo stregone. Dentro così, dentro. Qua le due torri hanno loccato sia la... il boia sia il gigante goblin, quindi possiamo un attimo allargare con la palla di neve. Andiamo a spingere pesantemente sulla seconda torre, perderemo ovviamente la torre di sinistra, ma preparerai subito una gran difesa. Qui è esplosa intanto anche la bomba che rilascia la mongolfiera, quindi possiamo tranquillamente riaprire tutto quanto con quella che sembra essere una partita a senso unico. Andiamo, 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 andiamo! E si chiude così! Due vittorie su due. Andiamo un attimo a prenderci intanto la nostra ricompensa. Un gettone raro. Non è affatto male, non è affatto male. Siamo a tre vittorie, una sconfitta. Io spero ragazzi che questa miniserie di Clash Royale, o questa serie, dipende da voi, vi stia piacendo. Dimostratemelo lasciando un bel pollicione in su, un bel like ragazzi, e il vostro commento sulla domanda che vi ho fatto prima. Come vi sembra il boia? Io vi ringrazio, vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!